Salve amici. Beh, ci siamo. Il prossimo sabato 30 aprile si terrà finalmente a Firenze la prima manifestazione del 2022 della ACPS, che è l'associazione appunto dei collezionisti penne stilografiche, con l'organizzazione della mostra scambio di stilografiche e materiali da scrittura. Ça va sans dire che naturalmente è questa una occasione, oserei dire ghiotta, non soltanto per l'opportunità di incontrarsi e stringere relazioni con altri appassionati del settore, ma anche e soprattutto per godere di un'esposizione panoramica di penne, sia vintage che moderne, rappresentativa di buona parte del mondo della produzione stilografica. Insomma, un po' il paese del Bengodi per noi appassionati. Sarà quindi possibile vedere e soprattutto provare con mano quelle penne che rientrano nella nostra lista dei desideri. Troveremo in questo pen show molti dei più validi collezionisti di stilografiche che espongono e propongono in vendita le loro penne. E in genere potremmo, penso, dilapidare il nostro patrimonio in totale sicurezza, in quanto tali collezionisti si faranno garanti del nostro acquisto. Ed ecco che anche io, come molti di voi, mi sto preparando per questo evento. I biglietti del treno sono stati acquistati da tempo, l'autorizzazione alla moglie è stata richiesta e concessa, sarei quindi pronto, sempre che il Covid non mi fermi, dato che ormai essere positivi pare sia diventata la nuova normalità e la distinzione ormai è tra positivi con o senza sintomi. Ebbene, come mi sto preparando? Cosa estremamente importante, sto facendo i miei conti per definire appunto il mio budget di spesa. Per la testa mi si affollano tanti dei miei desiderata nel campo delle stilografiche. Tante, tantissime, forse troppe, sono le penne che vorrei possedere. Ma è bene che a questi eventi si vada con degli obiettivi ben chiari in testa, di modo proprio da ottimizzare l'utilizzo delle nostre risorse. Poi ben sappiamo, per carità, che lo spazio all'improvvisazione, l'infatuazione improvvisa è sempre lecito e anche tutto sommato ben accolto. Però è meglio partire almeno ben concentrati e non lasciarsi attrarre dalle prime sirene, altrimenti rischieremo subito di finire ben presto il nostro budget che con tanta cura ci siamo preposti. Ho quindi compilato la lista della rosa delle penne che mi piacerebbe trovare, valutare in questo prossimo pen show. Per amore di brevità, appunto, ne elencherò qui soltanto, direi, 5, non in particolare ordini di preferenza. Vedrete che saranno tutte penne naturalmente magnifiche, secondo il mio parere, accomunate dal fatto di non essere certo di primo prezzo, neanche di secondo prezzo. Credo anzi che tornare a casa con solo una di queste penne sarà per me un grande successo, perché vorrà dire che ho trovato un'ottima occasione, cosa nella quale confido molto. Cercherò anche di dare una possibile valutazione di fascia di prezzo di acquisto, che spero sia la più attendibile possibile e non troppo ottimistica, guidata dalla mia, come dire, voglia di poter acquistare queste penne. Mi sposterò ora di lato per lasciare spazio alla grafica. Orbene, il mio primo obiettivo, la penna che già da tempo rientra nel radar delle mie preferenze, è la Delta Dolce Vita, in quel bellissimo abbinamento della resina screziata, color giallo, aranciato e cappuccio nero. Non so se questa penna della Delta sia stata la prima a lanciare questo abbinamento, magari fatemelo sapere nei commenti, ma sicuramente ritengo che venga riconosciuto che ne sia la rappresentante di gran lunga più iconica. Per me la vera progenitrice di tutta la pletora di quelle penne che in seguito hanno vestito lo stesso abito, una per tutte la molto bella e recente Maiora Mito Origine, che merita però, devo dire, una buona menzione speciale. A mia conoscenza, la Delta Dolce Vita è stata prodotta in formati e dettagli molto variabili tra di loro, variabilità che sicuramente troverò riflessa sul prezzo finale di vendita. Esiste infatti di questa penna una misura mini,
una standard, vogliamo dire, una oversize, tutte naturalmente provviste di caricamento standard a cartuccia converter. Esiste però anche una versione a pistone con finestra di ispezione che naturalmente renderà la penna più prestigiosa e quindi probabilmente anche più importante come acquisto. Inoltre, a mia conoscenza, i pennini della Delta Dolce Vita possono essere in oro 18 carati, oppure in acciaio, oppure anche esiste uno speciale pennino chiamato Fusion, formato, come riportato in grafica, dalla combinazione di un pennino in acciaio sormontato da una lamina in oro 18 carati, che ritengo nell'intenzione dovesse aiutare un po' a condurre meglio l'inchiostro rispetto al solo acciaio, dovuto magari alle differenti proprietà fisiche dei metalli. Forse magari però era soltanto un'operazione commerciale volta a produrre una stilografica di impatto visivo più prezioso, ma allo stesso tempo meno costosa per il ridotto contenuto in oro del pennino. Per quanto riguarda una possibile fascia di prezzo di questa penna, in virtù di quanto detto, credo che sarà abbastanza variabile, purtroppo abbastanza importante. Penso che non riuscirò a trovarla meno di 250 euro per la versione standard con caricamento a cartuccia e pennino in acciaio, e almeno 100 e più euro in più, se non di più, non ci vorranno per la presenza del pennino in oro. La seconda penna della mia lista d'oro è la versione Mandarin Yellow della celebre Parker Duofold, insomma una Duofold vestita di un improbabile colore giallo squillante. Ampiamente associata alla figura della scrittrice Colette, la Parker Duofold Mandarin fu a suo tempo un audace tentativo della Parker di produrre ancora una volta una penna di rottura con gli schemi del momento, sperando in cuor suo di replicare il successo ottenuto con la famosa Big Red. Però, come sappiamo, fu un vero flop, facendo diventare questo modello una delle più popolari penne tra i collezionisti, proprio perché meno disponibile sul mercato. Come ho già avuto modo di commentare il mio precedente video, è stato contato, si pensa che ci siano in proporzione addirittura 500 Big Red per ogni Yellow Mandarin. In più, trovarne una in ottime condizioni è anche abbastanza difficile, perché i coloranti necessari, utili per creare questa plastica brillante, la rendevano anche molto fragile. Quindi è molto facile trovare disponibile una Duofold Mandarin, però col cappuccio magari scheggiato sui bordi, non si era addirittura fessurato, o addirittura trovare delle fessurazioni sul fusto stesso della penna, cosa che sarebbe abbastanza drammatica. Per questa penna ritengo che la fascia di acquisto debba girarsi intorno ai 200-250 euro, qualcosa del genere. La mia terza penna rappresenta un importante momento storico nella storia dell'evoluzione delle penne stilografiche. Ritengo addirittura che sia una di quelle penne che non può assolutamente mancare nella raccolta, nella collezione di ogni vero appassionato di stilografiche. Mi riferisco alla Parker Vacumatic, prodotta nel 1933, chiamata inizialmente Vacuum Filler per il suo innovativo sistema di carica. Questa penna sommava ben quattro diverse novità: un caricamento rivoluzionario che non utilizzava il sacchetto d'inchiostro classico e funzionava mediante l'uso di un pistoncino posizionato sotto il fondello cieco del fusto, che a sua volta andava ad azionare un diaframma di gomma, come vedete in grafica, meccanismo poi che verrà più tardi ripreso dalle prime edizioni della famosissima Parker 51. Secondo, un pennino che la pubblicità della Parker vantava potesse scrivere da entrambe le parti, come se fosse una novità. Non era certo una novità, perché molti pennini di oggi, ma anche di allora, scrivevano anche sul cosiddetto lato secco, cioè sul lato inverso. Come terzo punto, un meraviglioso fusto, questo bellissimo, trasparente, in celluloide, denominata anellata, ossia laminata con strati alterni in nero, marrone e argento perla, attraverso il quale è possibile indovinare in controluce, in traslucenza, la presenza dell'inchiostro. E quarto punto, finalmente, il celeberrimo fermaglia a freccia. Ti
disegnato da Joseph Platt, che da allora in poi, con pochissime eccezioni, identificherà tutta la gamma della produzione della Parker. Nelle versioni del 1940, la Parker dotò inoltre la Vacumatic del Blue Diamond, piccolo rombo smaltato in blu che vedete in grafica posizionato sulla testa della clip, che seguendo la tradizione del White Dot della Schaeffer intendeva rendere riconoscibile la gamma prestigiosa delle penne che erano dotate di garanzia vita. Durò poco questo artificio commerciale perché poi il mercato non accettò più questo tipo di garanzia. Beh, ritengo qui che la fascia di acquisto di questa penna provvista di Blue Dot non sia magari così importante come le precedenti. Spero che si aggiri intorno ai 150-200 euro. La quarta penna rappresenta nella mia mente il canone stesso del design di una penna stilografica. Sto parlando della Wall nella versione Deco Band. Penna, come si vede nella grafica, di generose dimensioni, fu prodotta nel 1928 dalla Wall e nelle intenzioni doveva competere direttamente con la coeva Parker Duofold Big Red. Questa penna, come si vede, è caratterizzata dalla presenza di una vistosa banda decorata con una greca, un motivo che tanto spesso vedremo ritornare nel futuro, che conferisce appunto alla penna un caratteristico stile Art Deco, tanto da dare il nome alla penna, che viene universalmente riconosciuta dai collezionisti proprio con il nome di Deco Band. Anche se di fatto questa penna invece apparteneva alla serie delle Wall cosiddette Personal Point, ossia quelle importanti penne stilografiche, in quanto il gruppo scrivente era ingegnosamente strutturata a vite e rendeva possibile l'immediata sostituzione da parte del negoziante di fronte al cliente secondo il preciso gusto di chi comprava la penna nello stesso momento dell'acquisto. Quindi non, il negoziante non doveva tenere un magazzino enorme di penne, lo cambiava al momento con il pennino di gusto del cliente. Beh, questa penna, specialmente nella veste palissandro raffigurata qui in grafica, è di tipo flat top e con il logo Gold Seal di garanzia vita, ha su di me, diciamo, un fascino veramente magnetico. La ritengo una penna veramente elegante, lussuosa. Con questa penna penso purtroppo che l'asticella si alzi di parecchio, neanche in modo drammatico, e molto probabilmente temo che la fascia di acquisto di questa penna arriverà a superare la soglia forse anche dei 350-400 euro, non so, purtroppo resterà, credo, soltanto un sogno, però almeno avrò il modo, spero, di tenerla in mano. Chiudo questa breve lista dei desideri con una penna che mi ha sempre intrigato molto per il suo design inconfondibile, una forma potrei dire particolare, spesso molto controversa tra i vari appassionati. Insomma, credo che, come si dice, o la si ami o la si odi. Mi riferisco alla Omas 360. Prodotta nel 96, è dotata di una sezione triangolare a spigoli arrotondati che nelle intenzioni dei progettisti doveva rispondere perfettamente ai principali criteri dell'ergonomia e in qualche modo guidare le dita in un posizionamento corretto per la scrittura. Nella 360 ha avuto diverse versioni, poi è stata prodotta anche nella versione oversize, chiamata Magnum, con caricamento sia a pistone che a cartuccia converter, che credo si chiami 360 e mezzo, se non vado errato. Beh, vorrei proprio approfittare di questo pen show per poterla finalmente prendere in mano, vedere come la sento, se effettivamente percepirò infatti una sensazione di comodità o se al contrario avvertirò una sensazione incomoda con questi triangoli, questa sezione triangolare. La Omas 360 è stata prodotta in vari colori, anche molto squillanti come il giallo, il rosso, però mi piacerebbe, se possibile, trovare proprio la classica versione nera e oro che vedete qui in grafica e che trovo squisitamente elegante. Bisogna però fare un po' di attenzione, qui farò totale affidamento sul collezionista che eventualmente avrà in vendita tale modello, perché ho qualche remora, se non proprio un po' di timore,
se anche per questa penna possano svilupparsi quei problemi legati all'adozione della resina vegetale da parte della OMAS. Sappiamo bene, no? La resina di cotone frequentemente presentava problemi di deformazione strutturale che potevano andare addirittura a compromettere la stessa funzionalità della penna. Non so se questa penna, questa produzione risente anch'essa di questa tipologia, questa problematica. Per la fascia di prezzo di questa penna ritengo di poter pensare a circa 250 euro, con beneficio di inventario anche in dipendenza anche qui del sistema di carica, sia a cartuccia converter o sia a pistone. Molto bene. Questo breve elenco non accetto esaurito tutte le penne dei miei desideri, figuriamoci. Chissà poi cosa effettivamente comprerò in questo prossimo pen show, se ne avrò possibilità. Nonostante parta con le migliori intenzioni di non distrarmi dai miei obiettivi. Purtroppo, ahimè, come voi, sono molto sensibile al fascino di questi meravigliosi strumenti di scrittura, quindi si vedrà un po'. In conclusione, non mi resta che invitarvi, per chi vorrà, a un prossimo video di commento degli eventuali acquisti fiorentini. Comunque vada, e anche se non riuscirò ad assicurarmi una delle belle penne che vi ho descritto in elenco, sono sicuro che almeno trascorrerò una bella giornata in compagnia di tanti appassionati. E forse soprattutto questo, ossia la condivisione di una comune passione, quello che rende così affascinante questo mondo. Troverete adesso in coda le foto che ho già utilizzato in grafica con tutti i dovuti ringraziamenti per le persone del forum, per gli utenti del forum Punta in Penna che le hanno gentilmente concesse per la visualizzazione. Vi auguro una buona giornata.